L'ultimo giorno per i festeggiamenti di Maria Santissima Annunziata, con la gioia di vivere la felicità del raccontare anche l'umorismo legato anche alle situazioni contemporanee. Benvenuto a Giovanni Cacioppo. Benvenuto a voi e grazie per avermi invitato a questa festa che vedo che è molto ricca, molto bella. Poi sono contento di venire nel Salento che mi sento a casa, sia come dialetto che sono siciliano, sia come modi di vivere. Tuglie, come hai già modo di vedere in questi momenti, è una piazza importante con delle belle luminarie e naturalmente con dei bar immancabili in una piazza. Sì. E tra l'altro questo elemento del bar è Il meridione centrale. senza bar non avrebbe senso. E partendo quindi appunto da questo aspetto fondamentale per una comunità, hai deciso poi di mettere in racconto l'esperienza del ritrovarsi, no? Insieme per poi un po' anche perdere tempo, ma anche dire cose anche molto importanti nella vita da bar. Al bar si fa di tutto, dalla vita sociale al passare il tempo, al parcheggiarsi magari, ad avere un rifugio oltre la casa per sfuggire alla moglie e alla famiglia. Quali sono i tuoi ricordi del bar che piano piano poi hanno accompagnato anche l'idea di fare questo Io lavoro al bar ci insieme vado a te? tuttora, ci vado con lo stesso spirito con cui ci andavo 20 anni fa. A volte si va di fretta a prendere un caffè, però a volte si passa il pomeriggio là, seduta a leggere il giornale, aspettare qualche amico per scambiare una chiacchiera, per dare un senso alla giornata. Un caffè chiama l'altro, no? Poi i nostri caffè meridionali sono molto allungati, molto alla Sì, greca. il nostro tempo del caffè. E a proposito di questo, è sintomatico che ancora una volta il tuo lavoro è incentrato su questo assioma del meridionale un po' scansafatiche. Allora io ti lancio una provocazione, ma la crisi di per sé ha dato una mano a questo assioma, quindi togliendo del tutto il Ma io lavoro. credo che noi meridionali siamo abituati alla crisi, essendo che eravamo in crisi anche prima quando le cose andavano bene, quindi non ci è cambiato quasi niente. Ma in questo senso poi comunque adesso c'è l'assioma, no, del meridionale scansafatiche, e invece contrapposta la figura iperattiva del nordico. Ma quale nordico, visto che poi siamo tutti noi a essere andati Al nord si va per lavorare perché ci sono meno distrazioni, è più facile lavorare. lì? Ma poi di per sé quindi comunque un po' le nebbie di queste Le città nebbie aiutano, nascondono il un po'. Salento è una bella terra, il sole, il mare, qua l'inverno durerà un mese che neanche fa freddo, è giusto così. Una Taglio. questione di calendario più che di clima. La tua esperienza poi maggiore passa anche attraverso i canali visivi, no? Con il Colorado Zelig. Fondamentalmente, come si può ancora oggi predisporre l'intrattenimento leggero in TV? Ci sono nuovi format, nuovi standard a tuo avviso? No, io la televisione la guardo pochissimo, non guardo più neanche i programmi che faccio io, mi sono stancato. E niente, non la trovo molto noiosa, è difficile trovare delle nuove idee, delle nuove cose, anche i comici stanno prendendo delle strade un po' banali, insomma. I comici nuovi non mi piacciono, si vede che non hanno spessore, formazione, insomma. Magari sono ragazzi che hanno tanta volontà, tanta simpatia, però vengono magari da 2 stagioni di un villaggio turistico. E secondo te su quale E tipo? quelli bravi stanno andando secondo me un po' troppo sulla politica. Per cui comunque bisognerebbe alleggerire un po' i concetti e. Bisognerebbe insomma mischiare bene i due ingredienti, insomma. Meno politica e più intelligenza. Un po' come faceva Renzo Arbore, a me piacciono questo tipo di programmi così leggeri e intelligenti. E come piattaforma divulgativa di questo messaggio, pensi che la televisione abbia esaurito la sua forma o possa reinventarsi? Può reinventarsi sicuramente, non penso neanche che sia esaurita. Secondo me stanno assecondando quello che richiede il mercato in questo momento. E altri invece strumenti quali potrebbero essere? Cioè, per la divulgazione della comicità, una maggiore, parlavi prima di formazione, il cabaret di per sé, tolte un po' alcuni punti di eccellenza, non è molto sviluppato, Ma in Cabaret soprattutto. secondo me c'è stata un'inflazione negli ultimi anni. Insomma, da Zelig, Zeligoff, Colorado, Bulldozer e altri programmi, c'è stata una necessità di comici enorme. Ogni programma ne impiegava almeno 20, quindi c'erano 80 comici che lavoravano contemporaneamente in televisione e non è che i comici sono come gli idraulici, li prendi così, come io. Potrebbe essere, ti lancio una nuova provocazione, a tuo avviso un'idea riprendere anche delle forme di spettacolo, ad esempio, cioè una formazione ancora più fondamentale, passando dal varietà più inteso, sai, di Ma tradizione. soprattutto ci vuole la gavetta, che dal momento in cui c'è stata tutta questa richiesta di comici, no, quelli bravi, quelli che avevano una storia erano in pochi, poi hanno cominciato a prendere i primi che arrivavano.
Oggi cosa fa ridere effettivamente? Cioè fa pensare il fatto che chi venga definito un comico il più delle volte racconta invece delle esperienze anche forti, spesso anche comunque per cui incazzarsi, no? Fra virgolette. Sì, un comico deve dare anche degli input, degli stimoli, deve far riflettere un po' su quello che è il nostro momento sociale, così. Però non deve sconfinare mai nel mondo della politica, secondo me. Almeno, se qualche escursione breve, però non deve diventare. Uno va a vedere uno spettacolo, non deve andare a vedere un comizio. Quali sono, secondo te, i tic maggiori in cui una persona del pubblico si immedesima durante il tuo racconto? No, io credo che entro subito in sintonia con la voglia di non far niente, così con il relax, metto tutti a proprio agio. Quello diventa comunque un elemento a cui nessuno può rinunciare. La gente si identifica subito, quando dicono qua non si lavora, la gente è tutta d'accordo. Va bene, allora Giovanni, noi ti chiediamo un saluto agli amici di MyBox TV che ci guarderanno online quanto prima. Dalla Germania, dal Belgio. Ovunque, siamo ovunque. Faccio un saluto a tutti gli amici di MyBox TV. Arrivederci a presto e mi dispiace per voi che lavorate, quelli che siete all'estero. Venerdì sera, sabato sera ormai non si può uscire più. Ci sono questi posti di blocco sul mondiale. Si mettono 10 macchine in fila, carabinieri, ambulanza, polizia, guardia di finanza, protezione civile, pompieri, no? Ti fermano, ti fanno 40 controlli. Fanno l'etilometro, la perquisizione, analisi del sangue, delle urine, elettrocardiogramma, encefalogramma, radiografie, te pisano. Un posto di blocco dura 2 ore, 2 ore e mezza. Se va tutto bene, alla fine ti fa rilasciare un certificato e l'indomani ti può andare a operare. L'anno scorso c'era mio nonno e alle 2 di notte si stava vestendo di sabato. Però non è stata una storia. Oggi mi ha chiamato un amico mio, mi disse che c'è un posto di blocco da statale. Se riesco a farmi fermare risparmio 150 euro i ticket e 2 mesi di filo ospedale. Noi siciliani, noi meridionali, in genere siamo abituati a inventarci la vita. Da noi è tutta improvvisazione, tutto arrangiamento. La mattina si sveglia uno e decide che fare. Non è come a nord, che sono tutte organizzate, pulite, precise. A nord basta che fai un segno con gesso, c'è una cantiera, cose, non oltrepassare, la gente fa il giro di tutti e 4 palazzi. Da noi non ci fai un muro di cemento armato alto 2 metri, ancora scavalcano. Cioè, si può passare, guarda. La gestione delle attività commerciali, delle cose, da noi che succede? Uno fa il gommista, poi un giorno si stanca e dice, mi stanca questo gommista, da domani in poi facciamo pizzeria. Qua ci metti persella, qua ci metti un forno. A nord uno si prepara, fa il corso, va a fare gli stage, cosa, va a provare la mozzarella, va una settimana a Napoli, si informa, si prepara, piglia licenza, cosa, no, io ho il suo commesso, domani pizzeria. La mattina arrivano gli operai caduta, dice, che va a fare? La cancita, oggi è pizzeria. Poi la pizza fa cagare, fa un po' di sconto, insomma, si prova un compromesso e da lì si va avanti, ma non impara a tambare, si impara sul campo da me. Se sono nato in un posto dove viene la gente in vacanza da tutto il mondo, perché io che ci sono nato devo lavorare? Se dovevo lavorare nascevo in un posto dove si lavora. Ti fa pianura per dare. A Milano, questi sono posti dedicati al lavoro. Che là è facile lavorare. Là ti svegli la mattina, esci di casa, non c'è niente. Panorama non c'è niente, c'è sulla campagna, freddo, nebbia, pioggia. Non c'è niente di farli, per forza. Uno per ammazzare il tempo si trova un lavoro. Almeno parlo con qualcuno. Io stamattina mi sono svegliato e ho pensato, apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare? Siccome erano già le 11, dico, però ci vado a mare con l'azienda, l'apro un'altra volta che mi sveglio prima, c'è un po' che provo terreno, fa l'azienda, poi vado a trovare in Sicilia 300 dipendenti che non voglio lavorare, c'è una ricerca porta a porta come i testimoni Geo. Anche i politici in Sicilia non che ci hanno mai dato più tanto. Anni fa mi ricordo c'è stato un politico, questo qua è candidato, ha fatto una bella campagna elettorale, ci ha convinto, l'abbiamo eletto. Questo qua arriva a Roma al Parlamento, la prima volta che prende la parola si alza in piedi e dice: dobbiamo portare il lavoro in Sicilia. Questo pezzo di merda, prima ci chiede voto e poi ci viene contro. 50 anni che mandiamo là i politici a chiedere contributi, un aiuto buono, come ti viene in testa di andare a chiederlo? Ma si scemo! Infatti la legislatura dopo non l'abbiamo rieletto per non correre il rischio. Vedo che tanto si accanisce che alla fine lo accontentano, ci tocca lavorare davvero. Se hai bevuto qualche bicchiere di troppo, metti anche la mano sulla parete. 3 punti d'appoggio, migliora la stabilità. Terza fase, centri la strumentazione. Quando è tutto ok, che uno sente centrato, allineato, equilibrato, stabilizzato, dai via
non è che si tratta di uno strumento meccanico, non è che un rubinetto, uno apre ed esce sempre là preciso. Uno magari è convinto di essere centrato, allenato, ci ha messo tutta buona volontà, poi magari dal via e gettato di parte del fianco, poi recuperi, però ormai il danno è fatto. Certe volte ne partono due, uno a destra e uno a sinistra, uno tacchi dalle coppie. Se magari c'è il bidet vicino, ti metti in mezzo, dividi le spese. Poi siccome ci tengo a non fare la figura del maleducato quando sono ospite a casa di altri, a maggior ragione se sono ospite in un appartamento abitato da sole donne, per evitare questo inconveniente mi sono attrezzato con un palaspruzzi allergico ignifugo tossico omologato da scabbia antifiamma. Faccio vedere subito di cosa si tratta. Uno magari è a cena con le ragazze, scusa, potrei usare il bagno? Sì, guarda, nel corridoio la seconda porta, arrivi in bagno, ti posizioni, gambe divaricate, come ho spiegato prima, quando sei pronto tiri fuori il palaspruzzi analergico, va applicato alla cintura in questo modo e va collegato con la tazza. In questo modo uno è sicuro che non si perde neanche la goccia. Ti può rilassare, guardi gli arredamenti, il bagno schiuso, casa di altri è bello, curiosare. Mi rendo conto che la dimensione è un po' ambiziosa, però facciamo una misura dove sono sicuro che saranno tutti comodi. Quando finisci, il palaspruzzo è corredato da un'apposita tasca che serve poi, diciamo, recupero, rimetti in tasca e torna a te.